Benvenute a tutte anche oggi sul mio canale. Allora, oggi, dopo aver realizzato insieme a voi la fodera per rivestire, da rivestire ovviamente per la nostra borsa con le mattonelle, vi faccio vedere questa variante della mattonella granny, che è lavorata in una certa maniera, quindi con un semplice cambio di colore, dà questo risultato che è un cuore centrale. E mi è piaciuta tanto, io ve l'ho realizzata anche più grande per farvi vedere, guardate con il rosso l'effetto che fa. È una mattonella molto carina, la possiamo anche utilizzare per fare delle copertine, anche dei top. Magari io nei prossimi progetti ve la realizzo, così vi faccio vedere anche insomma come farla più grande, perché magari la mattonella può dare l'impressione che sia più semplice, ma in realtà anche un lavoro molto più grande è sempre semplice alla stessa maniera. Allora, io ho seguito questo criterio, guardate, praticamente usando sempre il colore beige, quindi di base, guardate, io in tutte le mattonelle metto il colore beige, in realtà non è proprio beige, è il colore crema, io uso questo, guardate, il Cordino Swan Black Crema, è il numero 3, eccolo qua, e lo lavoro con l'uncinetto 3,5. E ho usato, vedete, sempre lo stesso criterio, anche con il ruggine. Al centro ho fatto un cuore ruggine e poi dopo ho fatto il centro crema con i bordi ruggine. Di qua invece ho usato questo criterio. Il fondo crema per una, il fondo verde militare per l'altra e così via. Insomma, poi ho cambiato. Quindi voi potete usare lo stesso mio sistema oppure farle con il rosso, insomma. Questo poi è una scelta vostra, insomma, io vi do un'idea, ovviamente voi poi prendete spunto e realizzate quella che è la vostra versione, perché questa ovviamente è la mia versione di borsa con le mattonelle. Ora, per la borsa l'assembleremo insieme nel prossimo video. Oggi vi faccio vedere come realizzare la mattonella, così voi potete iniziare a realizzare le vostre mattonelle. Allora, iniziamo la nostra mattonella. Adesso vi farò vedere, userò il colore beige ed userò questo verde che è un verde prato, sempre Swan Black, avevo un po' di rimanenza. E la cosa utile di queste mattonelle è che voi potete usare anche ovviamente degli scarti, insomma, no? Delle rimanenze e quindi riciclare anche tutti quei piccoli gomitolini che vi rimangono. Allora vi faccio vedere, iniziamo da questa parte. Quindi io inizierò ovviamente con il colore beige. Vado ad iniziare la classica mattonella, niente di più facile. Realizzo una X, anello magico, prendo il mio filato, scusate, allora realizzo una X. Entro così vedete da destra, prendo il filo e mi porto così e inizio a lavorare 1, 2 e 3 catenelle, che sarà la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto e lavoro altre 2 maglie alte. Realizzate 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3, una catenella. Quindi ho realizzato, vedete, 1 e 2 gruppi da 3 maglie alte. Ne devo realizzare in totale 4, quindi realizzo ancora altre 3 maglie alte. 1, 2, ho lavorato troppo largo, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo una catenella e lavoro adesso l'ultimo gruppo, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e una catenella. Quindi, come potete vedere, ho lavorato 1, 2, 3 4 gruppi di maglie alte, di 3 maglie alte separati da una catenella. Chiudo il foro ed entro. Allora, questa è la prima catenella, la seconda, entro sulla terza in questa maniera qui e mi chiudo a maglia bassissima.
Allora, per chi vuole sapere, perché sicuramente chiedono, ma se io lo faccio di un altro col cotone, per esempio, è chiaro che i primi giri, se misurano di meno, bisogna fare un giro in più. Adesso ve lo dico man mano, quindi evitate di chiedere perché io ve lo spiego. Quindi 1, 2 e 3. Allora, io con il cordino non realizzo la catenella separatrice, perché altrimenti il lavoro viene un po' slabbrato. Però se usate il cotone, in questo caso farete 4 catenelle, quindi andiamo a fare anche la catenella che separa i gruppi che non sono di aumento, ok? Quindi questo non sarà di aumento perché dopo, vedete, quando arriveremo qui lavoreremo le altre due maglie alte. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio, quindi dove ho la catenella, e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. A questo punto, chi lavora probabilmente col cotone farà la catenella distanziatrice. Io non la faccio, quindi con il cordino Swan non la faccio, specie se lavorate con l'uncinetto numero 4. Entro nel prossimo spazio e lavoro 3 maglie alte di nuovo. Una catenella, filo sull'uncinetto e di nuovo 3 maglie alte. Di nuovo, ricordate che io qua non faccio la catenella distanziatrice, voi valutate se col vostro filato va fatta. Entro nell'altro spazio da una catenella e lavoro di nuovo 3 maglie alte, 2 e 3. Una catenella e di nuovo 3 maglie alte. Anche qui vedete dove abbiamo già realizzato le 3 catenelle che saranno una maglia alta, lavoro le 3 maglie alte, quindi entro 1, 2, 3 maglie alte, stendo, vedete il lavoro man mano che lavoro, una catenella e lavoro in questo caso 2 maglie alte perché la terza io già l'ho lavorata, 1 e 2 maglie alte in questa maniera qui e mi fermo senza chiudere, quindi quando vado a lavorare, guardate la seconda maglia alta, entro, scarico i due fili e mi fermo. A questo punto dobbiamo cambiare il filo. Quindi prendo l'altro filo di colore di contrasto, quello che insomma voi avete deciso, e chiudo il punto così, con l'altro colore. Adesso 1, 2, 3, entro all'interno e chiudo il punto con il filo dell'altro colore. Così. Ovviamente dopo quando tireremo il filo, sarà così. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Realizzata la prima maglia alta di 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro un'altra maglia alta. Qui ovviamente negli spazi centrali noi dobbiamo lavorare solo le 3 maglie alte, gli aumenti verranno fatti solo ed esclusivamente negli angoli. Quindi qua io vado a realizzare le 3 maglie alte con il colore verde. Adesso alla terza maglia alta, 1, 2, alla terza maglia alta entro, lavoro la maglia alta in questa maniera qui, ma la vado a chiudere col colore beige, crema. Allora io non taglio ogni volta il filo, alla fine poi andrò a tagliare ovviamente i fili. Quindi entro così e chiudo, vedete, con il colore beige. Ora noi andremo a lavorare con il colore verde in questo che è il primo e nei due angoli sottostanti, quindi 1, 2 e 3. Questa sarà la variante praticamente. Quindi lavoro nel prossimo angolo i miei 3 punti alti. La catenella,
e di nuovo 3 maglie alte. Quindi negli angoli lavoreremo sempre in questa maniera, qui non cambierà nulla, qualsiasi sia la grandezza della nostra mattonella. Arrivo, vedete, qui al centro e di nuovo lavoro la prima maglia alta, la seconda maglia alta e di nuovo, visto che devo cambiare il colore, filo sull'uncinetto, entro, scarico i due fili e di nuovo riprendo il filo verde. Allora, io vi ho detto lo prendo così e poi dopo vado a sistemare i fili dietro. Perché vi dico già, se volete portare dietro il cotone con il cordino dietro il lavoro, purtroppo si vedrà poi il filo che tende dietro la lavorazione, quindi non va bene. Invece dopo io semplicemente li taglio e li saldo. Quindi chiudo così e qui vado a lavorare la mia lavorazione dell'angolo, quindi con gli aumenti, con il verde. Quindi 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo lavoriamo 1, 2 e la terza catenella. La terza maglia alta, scusate, mi lavoriamo sempre che dobbiamo cambiare il colore, quindi scarichiamo i due fili e riprendiamo, vedete qui, il colore beige che abbiamo dietro. Quindi lo prendiamo così e chiudiamo. E di nuovo andiamo a lavorare questo centro con le nostre maglie alte. Siccome vedete, io l'altro aumento lo devo fare con il colore verde, quindi l'altro angolo, di nuovo filo sull'uncinetto alla terza maglia alta. Scarico i due fili e cambio di nuovo il colore. Ecco perché, guardate, io non taglio sempre il filo, poi alla fine lo vado a tagliare e a sistemare. Ok? Quindi è molto molto più comodo per me. Ovviamente, se voi avete un sistema più comodo per voi, fate quello che è più comodo. Filo sull'uncinetto e anche qui lavoriamo il nostro aumento, quindi 3 maglie alte. Una catenella e di nuovo lavoriamo le prime due maglie alte in maniera come insomma vanno lavorate e la terza lavoriamo la maglia alta, scarichiamo i primi due fili e di nuovo andiamo a cambiare il filo che sarà sempre il filo chiaramente beige. Ed ora terminiamo la lavorazione con il colore beige, quindi 1, 2 e 3. L'aumento lo lavoriamo sempre con il beige. 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. Alla terza maglia alta cambiamo sempre il nostro colore perché adesso andiamo a proseguire ovviamente con il colore verde. Quindi io prendo di nuovo il mio filo verde, quello lungo ovviamente, chiudo la lavorazione con il verde ed entro 1, 2, 3 sulla terza catenella e chiudo a maglia bassissima. Stendo, vedete, il mio lavoro ed ecco qui che già voi intravedete quello che è il cuore. Adesso noi dobbiamo andare a proseguire ovviamente col colore di contrasto di quello iniziale, quindi con il verde. Io a questo punto taglio quello che è il filo beige perché dopo vado a sistemarmi i fili, ma non mi serve più il filo beige e proseguo semplicemente a lavorare la mia mattonella. Ora, prima di proseguire, vi dico quanto misura la mia mattonella. Allora, a questo punto misura circa 8,5 cm. Perché vi dico questo? Perché col cotone può darsi che a questo punto sia troppo piccolina, o comunque se la volete fare di più centimetri, per voi magari è piccolina. Allora, dovete tenere presente che arrivati a questo punto voi dovete misurare. Misurate e vi rendete conto di quanto dovete ancora aumentare.
Se la volete, faccio un esempio di 9,5, io vado a fare un altro giro e chiaramente più o meno sarà di circa 10 centimetri la mia mattonella. Dopo la misuriamo. La volete più grande, non fate altro che continuare con un altro giro intorno. Questa è più o meno la differenza tra il cotone e il cordino. Quindi a questo punto io continuo, lavoro 3 catenelle che saranno 4 se voi volete fare la catenella distanziatrice. Filo sull'uncinetto e vado nel prossimo e lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Arrivo nel mio angolo, filo sull'uncinetto e di nuovo 1, 2. 3 e una catenella e di nuovo 1, 2 e 3. Entro al centro, vedete? 3 maglie alte e vado a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo quindi, vedete, dove abbiamo iniziato con le 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro altre 2 maglie alte, perché la terza ovviamente sarà quella lavorata con le catenelle. 1, 2, 3 e sul terzo punto, sulla terza catenella, chiudo, vedete, a maglia bassissima in questa maniera qui. Stendiamo il nostro lavoro ed ecco qui che abbiamo la mattonella finita. Ovviamente dietro vedete abbiamo un po' di confusione di fili che andiamo chiaramente a sistemare. Io tiro in questa maniera qui, prendo un ago e vado a chiudere. Allora sono in questa maniera qui, vedete? Entro in questo punto qui, così ve lo faccio vedere quasi sempre. E adesso sul davanti, prendo anche il, vedete, nodino che c'è dietro ed entro così. Ed ecco che ho chiuso la lavorazione. Ovviamente vado all'interno dietro e vado ad infilare il mio filo in modo da poterlo saldare. Lo sapete che col cordino è molto molto semplice la saldatura perché la facciamo con l'accendino. E saldiamo il nostro filo. Ovviamente, guardate, faremo la stessa cosa anche con il resto dei fili. Quello che è il filo centrale, io tiro, vado a mettere di nuovo il mio ago e vado ad entrarlo un pochino, guardate, all'interno del lavoro. Lo faccio entrare un po' all'interno del lavoro. Questo perché vi faccio vedere, perché quando lo guardate così sembra non essere uniforme. Quindi con questa lavorazione, quindi entrando con il nostro ago all'interno, andiamo a chiudere bene bene.
e tiriamo, vedete? Ora taglio di nuovo e vado a saldare. E facciamo questo, vedete, con tutti i fili. Qui già avevo tagliato, quindi taglio un po' più giù. Vi assicuro che una volta che avete saldato, questi punti non verranno più via. Non c'è il rischio che si sfilino assolutamente. Per quanto riguarda, vedete, questi qua volanti, io vado a valutare, tiro un pochino e vado a valutare se devo tagliarli, però li tiriamo sempre un pochino, perché ricordatevi che avendo fatto i punti, quindi avendo cambiato il filo, potrebbe dare l'impressione che sia lento. Invece andiamo a dare un'occhiata dopo e vediamo che è così. Quindi se volete tagliarli che vi danno fastidio, ovviamente facciamo semplicemente così e li saldiamo. Vedete, niente di più semplice. Io vi faccio vedere che li taglio, poi ovviamente voi decidete sempre come volete fare. Quindi andate a proseguire se volete tagliare anche gli altri, insomma, come vi ho fatto vedere. Quindi questa è la mattonella finita. Ovviamente, come vi ho detto, se vogliamo creare quello che è il contrasto, quindi significa che io voglio andare a fare questo cambio di colori, la prossima mattonella iniziamo con il verde e la terminiamo con il beige, fino a continuare, insomma, con la nostra varietà di colori. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, è un tutorial semplice. Seguitemi e rimanete sintonizzati per assemblare poi insieme le mattonelle nel prossimo video e completare quella che sarà la nostra borsa con le mattonelle.